In Valtidone gli studenti impegnati all'esame di maturità sono 187 iscritti al Polo Superiore Volta, licei e istituto professionale di Castel San Giovanni più istituti tecnici di Borgonovo, più altri 9 iscritti alla sede distaccata del Marcora, indirizzo vitivinicolo. Per tutte le ragazze e ragazzi che stamattina hanno fatto da apripista, il minimo comune denominatore è stata l'ansia, scioltasi tra piogge di coriandoli, brindisi, abbracci e qualche botto benaugurale. Al Marcora il cane Ugo ha aiutato a distendere i nervi. Alla fine l'ho passato e questo è il meglio. Sì. Andrò a lavorare quest'estate e magari andrò a raccogliere il pomodoro. È stato bello, non è stato particolarmente difficile perché ci siamo aiutati con i prof a vicenda, con il rispetto, e quindi è stato abbastanza facile. Andrò all'università e farò il management e marketing. Al liceo c'è chi, terminato l'esame, ha ricevuto in dono mazzi di fiori. Benissimo, sono contentissima, non vedevo l'ora e finalmente questo giorno è arrivato. Sono stati bellissimi veramente, un ricordo che rimarrà per sempre nel mio cuore. Soprattutto sull'ultimo, perché è l'anno comunque il più impegnativo e stare a casa non è stato proprio una cosa delle migliori. Tra i maturandi anche Francesca, ragazza speciale che ha concluso i suoi 5 anni all'istituto professionale con una tesina in materia economica. All'uscita ha trovato ad attenderla l'abbraccio di tutta la famiglia. E grazie mille a tutti i prof che sono stati tutti bravi, partecipi in tutti questi 5 anni, e li ringrazio tantissimo tutti. E soprattutto le mie amiche che mi sono trovata, come la Vale, la Vale, la Sara e anche la Gaia, qualcuno che... Mi sono un po' legata e basta.